Ciao bambini, oggi ho voglia di leggervi una storia speciale. È la storia di una donna che gestiva, organizzava e proteggeva una biblioteca, la biblioteca di Bassora. Questa fiaba è tratta da una storia vera, realmente accaduta, e questa la rende particolarmente magica e speciale. Questa storia, che in apparenza può sembrare un po' triste, in realtà ci fa pensare a quanto sia importante tenere alta l'attenzione su quello che ci circonda, quello che ci può accadere. E in particolare questa signora ha avuto la pazienza di proteggere qualcosa di veramente speciale per la sua comunità, ovvero i libri. Ma andiamo a cominciare. La prima cosa che Dio ha detto a Maometto nel Corano è stata: leggi. Alia Muhammad Bakr è la bibliotecaria di Bassora, una cittadina portuale di quel paese sabbioso, spazzato dal vento, che è l'Iraq. La sua biblioteca è un luogo speciale in cui si incontrano le persone che amano i libri. E là tutti discutono di tante cose, delle faccende del mondo, ma anche di quelle dello spirito. Solo che oggi, beh, oggi queste persone non fanno che parlare della guerra. Dite che il cielo si riempirà veramente di aeroplani carichi di bombe! E che le bombe cadranno proprio qui. Forse le strade pulluleranno di soldati armati di fucili! Chissà chi di noi toccherà di morire. Ma le nostre famiglie sopravviveranno! Ma che cosa possiamo fare? Alia ha paura che la guerra possa distruggere i libri della sua biblioteca, che per lei sono un bene più prezioso persino di montagne d'oro. Ci sono libri scritti in tutte le lingue, libri nuovi, libri antichi, e persino una biografia di Maometto, vecchia di 7 secoli. Alia chiede al governatore il permesso di spostarli tutti in un luogo sicuro, ma il governatore le risponde che no, non si può. Così Alia decide di occuparsi da sola della faccenda e tutte le sere, molto tardi, dopo il lavoro, porta a casa sua un po' di libri, caricandoli di nascosto proprio sulla sua auto. Le voci di una guerra imminente divengono più insistenti. Dentro la biblioteca vengono trasferiti gli uffici del governo. Soldati armati di fucile restano in attesa sul tetto. Anche Alia aspetta qualcosa e teme il peggio, finché un giorno quelle voci spaventose diventano realtà. È arrivata anche a Bassora. La città è illuminata da una vera e propria tempesta di fuochi, quelli delle bombe e quelli dei fucili. Alia guarda i bibliotecari, gli impiegati del governo e i soldati che scappano, scappano via dalla biblioteca. Solo lei rimane lì a difendere i suoi libri. Un giorno Alia lancia un grido oltre il muro per chiamare il suo amico Anis Muhammad, che possiede un ristorante dall'altra parte della strada. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi a mettere in salvo i miei libri? Gli chiede. Io ti posso dare queste tende per avvolgerli. Ecco, tieni. Qui ci sono delle cassette del mio negozio. Possono servirti anche queste, forse. E queste borse? Bisogna assolutamente mettere i libri al sicuro. Per tutta la notte, Alia, Anis, i suoi fratelli, i negozianti, tutti della zona, anche i vicini, prendono i libri dagli scaffali della biblioteca, se li passano l'un l'altro oltre il muro, alto più di 2 metri, e li nascondono nel ristorante di Anis. I libri rimangono al sicuro lì, tutti
tutto il tempo, mentre fuori infuria la guerra. 9 giorni dopo, un incendio spaventoso brucia la biblioteca di Ania, dal tetto fino alle fondamenta. Ed il giorno successivo alcuni soldati bussano al ristorante. «Perché hai il fucile?» «Ma per proteggere la mia attività!» I soldati se ne vanno senza fare un'ispezione all'interno. Non sanno che l'intero contenuto della biblioteca è dentro al mio ristorante, pensa Anis. Alla fine, quel mostro terrificante che è la guerra si allontana da Bassora. Ma Alia sa che, affinché i suoi libri siano al sicuro, è necessario spostarli di nuovo, mentre la città è ancora tranquilla. Così decide di affittare un camion per portare tutti quanti i libri a casa sua e nelle case dei suoi amici. In tutto, i libri sono 3.000. Adesso, a casa di Ania, ci sono libri dappertutto, ammassati sui pavimenti, stipati dentro gli armadi, ammucchiati contro le finestre. Sono così tanti che c'è a malapena lo spazio sufficiente per farci stare tutte le altre cose. Intanto, Alia aspetta. Aspetta, aspetta. Alia aspetta. Aspetta che la guerra finisca. E mentre aspetta, sogna la pace. Alia continua ad aspettare, intanto sogna. Sogna una nuova biblioteca. Ma finché non ci sarà una nuova biblioteca, quei libri saranno comunque al sicuro. Al sicuro. Insieme alla bibliotecaria di Bassora. Dreams that you dream of once in a lullaby.